compagnia multimediale non si parla che di questo, vorremmo capire meglio come funziona il motore interno, l'intelligenza che non si vede e che però si sente. Ma allora, l'intelligenza è una bella intelligenza, prima di tutto è un'intelligenza tutta italiana e questa è una cosa importante. Diciamo, l'intelligenza dentro è il nostro software, quello che sta gestendo il NAV, quello che sta gestendo l'intera rete Wi-Fi in tutto questo ambiente. Ognuno di questi oggetti che voi vedete, la scrivania multimediale, il wall, sono tutti oggetti che sono collegati insieme fra di loro grazie al Wi-Fi Mesh NAV. Ma in particolar modo quello che orgogliosamente stasera stiamo presentando è la nuova tecnologia sensor del NAV. Quindi il passaggio da una rete Wi-Fi che trasmette dei dati a una rete Wi-Fi che elabora quei dati e che quindi è in grado di interagire con l'ambiente sulla base di input che gli stanno arrivando dall'ambiente stesso. Quindi una rete di sensori è una rete di, termine tecnico, attuatori che interagiscono con tutto l'ambiente. La sua società Waynext è specializzata per l'appunto in soluzioni Wi-Fi, per così dire, intelligenti. Lo scenario che lei sta tracciando è uno scenario tipico dell'Internet delle cose per alcuni versi. Assolutamente sì, l'Internet delle cose, ma soprattutto le reti di servizi. Infatti noi le chiamiamo reti Wi-Fi a densità di servizi variabile, cioè vogliamo che il concetto di reti Wi-Fi passi nella testa delle imprese, della pubblica amministrazione, da un costo a un investimento infrastrutturale perché? Perché deve essere in grado di ospitare i servizi utili alle aziende e alla pubblica amministrazione locale o centrale che sia. No, quindi non deve essere più una rete per collegarmi, perché qui non si tratta più di capire quante reti abbiamo, non si tratta più di annunciare le reti Wi-Fi si annunciano ogni giorno ormai, qui si tratta di capire cosa facciamo con le reti Wi-Fi, quanta intelligenza ci facciamo girare sopra, servono o non servono, perché questo è il discorso, reti di servizi, non solo reti di connettività. Quindi in un certo senso lei sta spostando il focus dal Wi-Fi come accesso alla rete al Wi-Fi come strumento di servizio per un sistema di rete già attivo? Assolutamente sì. Cioè, facciamo un esempio pratico, un esempio di pubblica amministrazione, no? Che voglio dire, i costi della pubblica amministrazione in Italia, lo sappiamo, sono un problema serio. Se un comune deve ristrutturare una scuola o delle scuole, deve poter vedere il Wi-Fi all'interno di questa ristrutturazione, che è un investimento, perché sta investendo su una scuola per il futuro delle generazioni di quel paese. Quindi il Wi-Fi può essere visto all'interno di questa ristrutturazione, non come qualcosa che serve a connettersi col proprio PC, ma come un'infrastruttura wireless in grado di creare dei servizi utili, tipo sensoristica, temperatura, umidità, tutta questa serie di sensori che possono viaggiare su questa rete Wi-Fi, che chiaramente contemporaneamente dà anche il servizio di connettività agli allievi, no? In questo caso, che potranno collegarsi in un futuro con gli iPad piuttosto che con altri strumenti di questo genere. Quindi è una rete che abilita un nuovo concetto, in quel caso, di scuola, e ne abbiamo bisogno. Tradizionalmente gli operatori di telecomunicazioni guardano con un occhio cattivo il Wi-Fi. Se lei dovesse volesse o potesse convincerli con una frase, che cos'è che gli direbbe? Che qui non si tratta più di una questione Wi-Fi, 3G, Zigbee, Bluetooth, tutti bellissimi termini. Qui si tratta di integrare tutte le tecnologie di telecomunicazioni all'interno di un ecosistema di comunicazione che sia in grado, in base alle esigenze specifiche, di usare il Wi-Fi, lo Zigbee, il 3G, per soddisfare le esigenze del territorio. Cioè, non è la tecnologia che deve stare al centro delle cose. Al centro delle cose ci sono le esigenze. La tecnologia deve essere una risposta, non deve essere il motivo. Questo è un errore che in Italia facciamo spessissimo. Mettiamo la tecnologia al centro. La tecnologia è un fattore abilitante. Si tratta di averne un uso consapevole. Poi è chiaro che ci sono degli interessi anche grossi, per cui ovviamente ognuno cerca di proteggere il proprio territorio. Ma il futuro sarà insindacabilmente, a mio parere, l'integrazione di queste tecnologie di telecomunicazioni. E comunque il fatto che il Wi-Fi sia una tecnologia, io continuo a ritenerla disruptive, è indubbio. Se lei ci pensa, è una tecnologia tale per cui
Io sono a Malpensa, mi collego col Wi-Fi. Vado a Hong Kong, mi collego col Wi-Fi. È l'unica tecnologia wireless veramente standard in tutto il mondo. È economica, appunto a basso costo di accesso, e tutti i device in tasca, nella nostra tasca oggi, bene o male, hanno il Wi-Fi. È possibile pensare che questa tecnologia abbia una fine? Può solo avere un'evoluzione.